A volte c'è un po', secondo me, un feticismo dei prodotti della ricerca, cioè vi dicono ecco qua l'occhio artificiale, il razzo che va di qua alla cura per questa tal cosa, e non c'è abbastanza cura, abbastanza una storia su quello che è venuto prima. Invece, visto che siamo un po' una strana coppia, una giurista e un neuroscienziato che studia nel Parlamento, secondo me è interessante anche capire da dove è tutto iniziato. E tutto è iniziato da qui. Quindi a un certo punto i nostri colleghi giuristi ci hanno invitato nella loro sede all'interno del centro storico di Pisa e ci hanno detto: voi state a analizzare dati in grande quantità tutto il tempo, abbiamo un set di dati particolarmente curioso che ci piacerebbe farvi analizzare, discutiamo assieme cosa se ne può fare. Il set di dati che avevamo a disposizione erano i dati sui parlamentari. Per la prima volta c'era un database aperto, trasparente, questo poi è un argomento che la collega affronterà meglio dopo, che ci diceva non solo il profilo biografico di tutti i parlamentari, dove erano nati, quando, livello di studio, eccetera, eccetera, ma anche giornata per giornata che cosa avevano fatto, avevano votato, proposto, si erano assentati, eccetera, eccetera. Quelle che noi chiamiamo la serie temporale completa dei comportamenti dei parlamentari. Che cosa ce ne facciamo di questo? Ci ho messo un po' a studiare quali erano i possibili temi da affrontare. E a un certo punto uno che è sembrato simpatico è quello giusto appunto del cambio dei partiti. Ho fatto vedere questo grafico di recente a un mio collega francese e mi ha detto: ma aspetta, questo vuol dire che il 30% dei parlamentari nella 17ª legislatura ha cambiato partito? Sì, esattamente così. Quindi abbiamo detto: questo è un fenomeno interessante, un po' tipico dell'Italia, però per vari motivi lo possiamo studiare con gli algoritmi di intelligenza artificiale che già abbiamo, e poi è così diffuso che abbiamo, cosa importante per l'intelligenza artificiale, un dataset sufficientemente ampio per affrontarlo. Allora siamo andati a analizzare i vari tipi di caratteristiche. Per esempio, il fatto di fare 400 colpi, non presentarsi al Parlamento, è diverso fra le persone che cambiano partito e le persone che non cambiano partito? Ora, senza andare nei dettagli, le due curve in questo caso sono quasi uguali. Quindi le persone che cambiano partito e che non cambiano partito hanno più o meno lo stesso livello di partecipazione all'attività parlamentare. Però questa è una delle caratteristiche, diciamo, del comportamento. Se andiamo a vedere la biografia dei parlamentari, è diversa fra quelli che cambiano partito e quelli che non cambiano partito? Per esempio, il titolo di studio dei parlamentari ha un ruolo oppure no? Siamo andati a vedere e, per esempio, qui vediamo di nuovo rosso e blu, le colonne sono più o meno uguali. Questo ci suggerisce, sta a significare che il titolo di studio non fa differenza fra le tendenze a essere fedeli al proprio partito oppure le tendenze a cambiarlo. Però in qualche modo abbiamo fatto una tattica propria dell'intelligenza artificiale, cioè non abbiamo fatto una selezione a priori delle caratteristiche, le abbiamo messe tutte assieme in un grande paniere e abbiamo detto all'intelligenza artificiale: trova tu il modo di utilizzare queste caratteristiche per discriminare fra i parlamentari che cambiano partito e quelli che non cambiano partito. In qualche modo siamo riusciti a fare, diciamo, questa categorizzazione. Ora, noi sempre ci confrontiamo con quello che riuscirebbe a fare una persona andando a caso. Allora, la nostra abilità nel categorizzare le persone che cambiano partito non è al 100%, è grosso modo al 80-75%, però quindi è molto già ci dà degli indizi e si fa molto meglio che andare a caso. A questo punto però abbiamo smontato il giocattolo, questo si può fare con l'intelligenza artificiale. Prima gli dici di fare qualcosa e lei trova il modo. A questo punto però smonti il giocattolo e cerchi di capire che cosa sono stati gli aspetti utilizzati dall'intelligenza artificiale per trovare la soluzione. Una cosa divertente abbiamo trovato, e che un po' non ci aspettavamo, ma questo è un altro argomento, verrà approfondito dopo, è la partecipazione al voto segreto. Quindi è saltato fuori che le persone che cambiano partito partecipano al voto segreto, come diciamo noi, significativamente più delle persone che non cambiano partito. A posteriori uno dice: beh, mi torna, però a priori non ce l'aspettavamo. Allora cosa vuol dire? Le persone che cambiano partito fanno più il voto segreto perché vogliono giocare dei tiri mancini o è un'espressione di libertà? Di nuovo questo lo lascio dire alla giurista. Però sta di fatto abbiamo trovato una caratteristica che distingue quelli che cambiano partito e quelli che non lo cambiano.
Fino adesso però ho parlato di categorizzazione, quindi riesco io a distinguere le caratteristiche. Però a questo punto, visto che questo aveva funzionato, volevamo andare oltre. Siamo in grado di prevedere chi cambierà partito in anticipo di qualche settimana, di qualche mese addirittura, come i precog di Steven Spielberg? Sì, se no non ci avrebbe invitato a Focus Live. E quindi questo grafico qui, questi numerelli, vogliono dire che grosso modo, di nuovo, passiamo dal tirare a caso, quindi azzeccare al 50% delle volte questa persona sta per cambiare partito oppure no, al 75%. Quindi non è una predizione perfetta, ma è una predizione significativa che può dare delle indicazioni molto interessanti. Questo fino a 2 mesi d'anticipo rispetto a quando il parlamentare cambierà effettivamente partito. Di nuovo, questa quindi era una seconda intelligenza artificiale che avevamo costruito, con un compito più difficile della prima, perché in questo caso si trattava di prevedere, non solo di discriminare. E di nuovo l'abbiamo smontata. Che cosa ha utilizzato l'intelligenza artificiale? In realtà, volendo, in questo caso è più prevedibile. Semplicemente è andata a misurare il fatto che l'accordo fra il parlamentare e il suo partito di riferimento andava col tempo a diminuire. Quindi qui è come vota la media del partito e vedete che quelli che poi cambiano progressivamente si staccano. Questo è anche interessante, perché se uno volesse fare una furbata, un po', io sono di Firenze, sono autorizzato a farci la battuta, un po' alla Renzi, magari non fa sapere a mesi in anticipo che sta per cambiare partito. Quindi forse il fatto che sia prevedibile ci fa capire che dietro c'è un reale dissenso politico, non una manovra opportunistica. Forse è così. Bisogna fare però un altro retroscena. Come vengono pubblicate le ricerche scientifiche? Spesso non se ne parla. Noi abbiamo completato la ricerca sulla 17ª legislatura, quella di Gentiloni. Abbiamo mandato il lavoro a una rivista scientifica, in questo caso iScience. Quello che succede è che vengono mandati a degli esperti anonimi, che furbescamente rimangono anonimi, perché ti danno le critiche. Okay. In questo caso cosa ci hanno detto? Ci avete messo così tanto a fare questa ricerca che nel frattempo si è conclusa anche la 18ª legislatura, quella di Conte. Perché non rifate tutti i calcoli da capo anche per la 18ª legislatura? Noi volevamo che il paper uscisse, eravamo anche un po' curiosi di vedere quanto potente fosse il nostro algoritmo e quindi l'abbiamo fatto. Ora, se vi ricordate, quello che avevamo detto era che nessuna caratteristica biografica del parlamentare era in grado di prevedere i cambiamenti di partito nella 17ª legislatura. Invece andiamo a rifare esattamente gli stessi calcoli per la 18ª legislatura e, con nostra somma preoccupazione, viene fuori che in questo caso c'è una differenza in base alla regione di nascita. Quindi i parlamentari che sono nati al sud tendono a cambiare nella 18ª, ma non nella 17ª legislatura, più spesso Parlamento. Ora, io, come intuirete dall'accento, sono toscano. Quando ci sono questi dibattiti nord-sud, noi di solito ci asteniamo, non vogliamo partecipare. Io avevo i coinquilini torinesi e pugliesi quando partivano con nord contro sud, mangiavo i popcorn. Quindi non volevamo esporci con questo risultato, ci ha preoccupato molto questa cosa. Cosa c'era dietro? In realtà poi siamo andati a chiederci, ma e se non fosse proprio la biografia? Un elemento essenziale è che noi non abbiamo dato il tipo di partito, il nome del partito all'algoritmo. L'algoritmo guarda il singolo parlamentare, non conosce il nome del partito a cui il parlamentare appartiene. Okay? In realtà quello che è accaduto è che attraverso il dato indiretto del luogo di nascita, l'algoritmo aveva ricostruito la cosa particolare che era successa nella 18ª legislatura, ovvero sia che un partito si era completamente sfaldato, il Movimento 5 Stelle, che era composto principalmente da persone nate a sud, e anche il secondo partito con più transfughi, Forza Italia, era composto principalmente da persone nate al sud. Quindi in realtà quello che era successo è che, anche se noi era un dato, come spesso si fa con l'intelligenza artificiale, che ci eravamo tenuti in tasca e noi gli avevamo detto, quello dell'appartenenza partitica, in realtà l'intelligenza artificiale c'era arrivata da sola e aveva trovato il dato che maggiormente correlava con l'appartenenza partitica. A questo punto però qual è la risposta alla nostra domanda? Le nostre regole che avevamo trovato per la 17ª legislatura valevano anche per la 18ª? Sì, perché da una parte, perché anche nella 18ª legislatura abbiamo visto che
quelli che poi cambiavano partito progressivamente si allontanavano dal voto del proprio partito, di nuovo con mesi di anticipo. Quindi quella regola era ancora valida. Però c'era anche un'altra regola. L'altra regola era: se appartiene al Movimento 5 Stelle probabilmente cambierà partito. Questo secondo me ci insegna una cosa interessante sull'intelligenza artificiale in generale. L'intelligenza artificiale è intrinsecamente reazionaria perché assume che il passato sia uguale al futuro. Non trova nessuna regola. Noi fisici amiamo le regole, sono in grado anche di prevedere dei nuovi eventi estremi. L'intelligenza artificiale non lo fa, trova un pattern nel passato e assume che nel futuro sarà esattamente così. Non è così. E specialmente in politica ci sono i momenti di crisi in cui il futuro non è uguale al passato. E per questo motivo l'intelligenza artificiale ha dei limiti nel capire la politica. Io sono qui e sono felice di essere qui. Il mio istituto, il mio centro di ricerca è stato a Pontedera, forse avete visto le novità, è stato alluvionato stanotte, è inagibile al momento. Quando vi dicono che l'intelligenza artificiale riuscirà a fare qualcosa per il clima, non credeteci, perché il clima è una cosa inedita, sono fenomeni inediti, non si può guardare più di tanto al passato per capire le soluzioni. E l'intelligenza artificiale fa solo questo, guarda al passato. Quindi, per rifarci un pochino a uno dei grandi ispiratori della scienza e della fantascienza contemporanea, Isaac Asimov aveva previsto nel suo ciclo della fondazione la psicostoria, quindi l'idea che utilizzando, combinando gli studi della storia e della legge con la matematica, qui rappresentate da noi due, si poteva prevedere non il comportamento della singola persona, ma le dinamiche di massa delle persone. Quello che accade, spoiler alert, però il libro di Asimov è degli anni 50, lo spoiler lo faccio, a un certo punto salta fuori una persona e poi una serie di persone che si comportano letteralmente in modo così anarchico che la psicostoria non è in grado di prevederle perché non ripetono i pattern del passato. Quindi, oltre ad aver previsto molte cose interessanti sulla robotica, Asimov aveva previsto anche questo punto essenziale dell'intelligenza artificiale. Con questo passo la parola alla collega. Grazie. Grazie. Io proseguo la parte giuridica di questa riflessione toccando il nodo centrale, perché noi abbiamo parlato di cambio di gruppo parlamentare. È possibile? Certamente sì. Ma questo tema ci pone una riflessione chiara. Il vincolo di mandato. Nel nostro ordinamento c'è un vincolo di mandato oppure no? Questa vignetta del grande Stein abbiamo voluto metterla proprio per enfatizzare, no? Come tante volte nella nostra vita ci sentiamo legati o non legati a un certo mandato che abbiamo ricevuto. E i parlamentari lo sono? In che senso lo sono? C'è un'investitura in qualche modo che ricevono e quanto pesa a livello anche di coscienza, di responsabilità politica? Ecco, nella nostra Costituzione c'è un principio messo in discussione che ha aperto molti dibattiti, cioè il divieto di mandato imperativo. Ogni membro del Parlamento, ci dice la Costituzione, l'articolo 67, rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Un principio che i nostri padri costituenti hanno voluto indicare, ecco, affermare nella nostra Costituzione e che ci riporta ad un dualismo, ecco, tra la rappresentanza politica e la rappresentanza di interessi. Se noi rappresentiamo una collettività, noi agiamo, i nostri voti sono non solo nell'interesse dei nostri elettori, questo ci dice la nostra Costituzione, ma nell'interesse di tutto il corpo elettorale. Invece, quando parliamo di interessi, di una rappresentanza di interessi, noi richiamiamo più un mandato quasi contrattuale. Noi abbiamo ricevuto un mandato a raggiungere certi obiettivi. In qualche modo sempre c'è un programma politico da rispettare. Ecco, questo sta nel mandato politico del parlamentare, però non è un contratto. E quindi c'è questa libertà che noi vediamo anche in cosa avviene naturalmente, fisiologicamente, talvolta patologicamente nel nostro sistema. E qui vedete le nostre legislature di riferimento, la 17ª e la 18ª legislatura. Questi dati sono estratti dai siti di Camera e Senato, in particolare in questo caso della Camera dei Deputati, e sono siti molto aperti in questo senso, trasparenti. Abbiamo molte informazioni utili e vedete i gruppi parlamentari di queste due legislature.
I gruppi parlamentari non sono i partiti, anche questo è importante precisarlo, sono la proiezione dei partiti in Parlamento. Talvolta c'è una coincidenza, soprattutto per i partiti più grandi, di fatto vedete anche dai nomi, Forza Italia, Fratelli d'Italia, insomma Movimento 5 Stelle, c'è Partito Democratico, una corrispondenza. Talvolta i partiti più piccoli si uniscono, quindi i loro eletti si uniscono in un gruppo nuovo che ha una denominazione che unisce a volte anche più partiti di origine. Ma è anche vero che questa situazione muta nel tempo e non lo sappiamo. Se vediamo i dati, proprio nella 17ª legislatura abbiamo avuto oltre 500 cambi di gruppo con oltre 300 parlamentari coinvolti, perché un parlamentare può cambiare gruppo anche più volte nella legislatura, se soprattutto si tratta di legislature lunghe, piene, 5 anni. E considerate che molti parlamentari vanno anche a un gruppo misto, oppure cambiano direttamente al gruppo di un altro partito. Qui vedete anche come siedono in Parlamento. È nella loro libera scelta. La loro sanzione, se vogliamo, è politica. Cioè, saranno gli elettori poi che, in caso di future elezioni, potranno valutare l'operato del parlamentare. Taluni dicendo, anzi, proprio rivotandolo perché hanno fatto un certo cambiamento, oppure non votandolo perché è venuto meno a certi ideali, obiettivi che si era proposto. Teniamo anche in considerazione che il cambio di gruppo parlamentare a volte non è un tradimento, a volte sono anche scissioni di partiti che erano precostituiti, quindi i gruppi parlamentari, quindi si forma un nuovo gruppo parlamentare anche alla luce di queste vicende politiche, che quindi mediano un po', ecco, la percezione negativa di quello che anche nel nostro ordinamento viene anche chiamato un po' trasformismo parlamentare, eccetera. E vi dicevo, i dati parlamentari sono sempre più aperti, sia nei siti istituzionali, vedete ad esempio il sito del Senato, noi possiamo seguire per ogni provvedimento legislativo il suo iter, dal testo, ma anche gli emendamenti, le votazioni, e questo è il tema poi chiave. Questi sono siti facilmente, come dire, consultabili e accessibili, e noi giuristi li consultiamo molto frequentemente. Però il salto di qualità è avvenuto grazie al fatto che sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica hanno reso disponibili dati aperti, cioè qui entra in gioco anche la qualità del dato. Quindi, in un portale chiamato datisenato.it e poi daticamera.it. In questo caso noi, grazie ai nostri amici e colleghi dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna, abbiamo potuto lavorare su questi dati, perché effettivamente quando si estraggono hanno un formato che, insomma, per chi non è dell'area è davvero di difficile lavorazione e elaborazione. E vedete, ugualmente anche per la Camera, noi ci siamo concentrati in questo studio proprio sulla Camera dei Deputati, estraendo davvero numerosi dati, ecco, che non sarebbero elaborabili individualmente, ma solo grazie ad algoritmi. Pensate però che i dati della Camera dei Deputati sono così interessanti anche nella sezione aperta, diciamo aperta più intelligibile, ecco, da parte di qualsiasi cittadino, che vedete anche per una votazione, qui ad esempio è un provvedimento molto importante che riguarda tra l'altro l'attuazione del PNRR, il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi possiamo vedere anche in un formato grafico molto friendly, come si dice, familiare, amichevole, ecco, come hanno votato i parlamentari, favorevole, chi si è astenuto, quindi abbiamo questa facilità di conoscenza e quindi anche volendo di accountability delle istituzioni. E proprio sui voti, il tema del voto segreto apre uno scenario, perché poi abbiamo proprio visto che il cambio di gruppo parlamentare, lo studio ci dimostra che non è un episodio, come dire, improvviso. È qualcosa che matura lentamente con un voto che è progressivamente in disaccordo al proprio gruppo parlamentare e che poi emerge anche in una partecipazione al voto segreto. Il voto segreto non è la regola del nostro ordinamento, è bene sottolinearlo, lo era in precedenza, ma diciamo in genere il voto è palese, salvo che per le elezioni e su determinati temi che riguardano diritti, libertà, questioni di coscienza.
è possibile richiederlo. Ci si può interrogare se sia opportuna o meno questa facoltà che viene lasciata al parlamentare, perché anche temi così sensibili sono fondamentali, però, come dire, questo è, diciamo, il margine che ai parlamentari è consentito. Per chiudere questo nostro studio vorrei in realtà darvi e indicarvi alcune strategie e ulteriori studi che riguardano l'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito del diritto parlamentare e in generale della rappresentanza politica. Pensate che ci sono alcuni studi, per esempio questo Center for the Governance of Change, che ha elaborato uno studio, European Tech Insight 2021, nel quale emerge proprio come molti di noi sono favorevoli anche a sostituire i nostri parlamentari con degli algoritmi. Cioè, in qualche modo c'è anche una sfiducia verso i nostri rappresentanti che trova nella tecnologia una sorta di appello, ecco. E qui trovate alcune testate di esperienze, ad esempio in Danimarca con Leader Lars, un partito sintetico, così viene detto, che vuole avere un leader che incontra anche il numero sempre più elevato di astensionismo e di persone che hanno una sfiducia verso i parlamentari in carne ed ossa, così come l'esperienza Neozelanda di Sam. Ma diciamo, queste sono anche estreme. Quello proprio anche recente, 30 ottobre 2023, ci dice in realtà come ci sono tanti studi e tante riflessioni sull'intelligenza artificiale nel lavoro dei nostri parlamentari, perché c'è anche la possibilità di sfruttare questi strumenti per migliorare l'attività parlamentare. E qui, per chiudere, ecco, potremmo tenere in considerazione queste doppie prospettive. Da un lato, i dati del Parlamento, per conoscere l'attività del nostro Parlamento, per favorire l'accountability del Parlamento, per verificare sì il mandato parlamentare, perché come elettori lo dobbiamo valutare e possiamo eleggere o meno nuovamente chi abbiamo sostenuto alle precedenti elezioni. Ma c'è anche un'importante attività, diciamo, utilità dei dati per i parlamenti, perché tutta questa massa di dati può aiutare i parlamenti. Pensate solo nella programmazione delle politiche, nella valutazione degli interventi se sono stati davvero efficaci, e così come l'intelligenza artificiale. Ci sono appunto sperimentazioni, idee ancora non attuate, ma l'intelligenza artificiale è sempre più un tema dei nostri lavori parlamentari e può anche essere utile per l'attività parlamentare, per velocizzarla, per renderla più in linea con le esigenze della popolazione.